Buongiorno ragazzi, poi cavoli, e benvenuti in questo nuovo video. Predizioni Italia-Austria. Allora, domani ovviamente, come sapete tutti, giocheremo non in Italia, non a Roma, ma ovviamente giocheremo a Wembley contro l'Austria, che veramente fino adesso ha fatto un europeo veramente decente, addirittura battendo l'Ucraina di Andriy Shevchenko, e si è ovviamente qualificata per giocare contro di noi domani a Wembley, ovviamente. Ma secondo me domani, devo dire la verità, ho un po' di paura. Ho un po' di paura perché l'Austria non è una squadra che dà facilmente il risultato gratis, cioè ovviamente sa giocare, e senza un combattimento vero domani secondo me non usciremo vivi. Se non combattiamo per ovviamente il risultato, secondo me domani perdiamo. Quindi domani dobbiamo essere certi di passare battendo l'Austria, difendendo al più non posto, come contro la Turchia. Se difendiamo in quel modo e attacchiamo al più non posto, non vedo perché non dovremmo passare. Ma se l'Austria ovviamente prende l'attacco e gestisce la partita meglio di noi, ovviamente penso che l'Austria vinca. Ma speriamo di no, perché noi ovviamente siamo molto più forti dell'Austria, perché ovviamente siamo 10.000 volte più forti, 4 mondiali, noi loro 0, mai fatto niente. Ma ovviamente secondo me domani l'Austria, sapendo come gioca, secondo me ci darà un po' di durezza, ma secondo me vinceremo lo stesso, anche se un golletto me lo sento che possa arrivare dall'Austria. Comunque io penso che finisca 3-1 Italia. Penso che segni Alaba, poi Insigne, Immobile e Belotti. Come scrivo nei commenti le vostre predizioni, ovviamente domani sarà veramente una partita molto difficile, e se vinciamo questa partita contro l'Austria andiamo a Monaco di Baviera contro la vincitrice tra Portogallo e Belgio. Veramente un girone di eliminazione veramente di ferro. Ci può capitare il Belgio e il Portogallo. Se vinciamo domani con l'Austria, veramente ci è andata molto male, ma sono sicuro che in finale possiamo andarci. Siamo una delle squadre più forti dell'Europeo, sicuramente possiamo andare a vincere questo Europeo. Comunque, ciao, forza sempre, forza duri sempre, e domani ovviamente giocheremo contro l'Austria, speriamo di vincere, perché veramente non sarà facile. Forza duri sempre, e ciao, e forza vivi anche sempre. Ciao, forza di usare.